eccetera. Cioè, potete figurarvi la differenza fra Laura Morante e la ragazza che ha fatto solo la bambolona e non ha potuto, ovviamente non aveva né intenzione, ha fatto benissimo la bambolona, non poteva farla meglio secondo me, però è quello, Laura Morante è un mondo, è un, psichici, umani, che di volta in volta emergono dal lavoro con un attore. L'essere umano, un essere che di una ricchezza inesauribile, e quindi anche l'attore, e il problema è stimolare l'attore a rivelare cose che neanche lui sa di avere. Qual è il ricordo più particolare che lei ricorda nei suoi 60 anni di lavoro? Particolare. Loro mio, come faccio a dire? Uno bello che le ricorda. Non so, è un mestiere che è sempre emozionante. Non... Ci sono tanti bei ricordi alla fine allora. Sì, dovrei pensarci sinceramente. No. Che ti dà delle emozioni sempre, un incontro con un attore, con un collaboratore. E qual è il suo cinema che gli ricorda molto di più? Uno? Il mio? Sì. Ma forse un anno di scuola. Un anno di scuola. Senta, sì. Senta, signor Giraldi, io le faccio tanti auguri di buon compleanno. Grazie. E che resti sempre a Gorizia. Grazie mille. Signor Beppe, abbiamo con noi il direttore dell'Amidei, che è un personaggio che lavora veramente tantissimo e sempre dietro le quinte, no? Allora, 30 anni e accompagnato dal maestro Giraldi. Allora, senta, dimmi qualcosa. Oggi è una giornata specialissima. Due compleanni. Tutta a Franco. No, bellissima. No, questa è dedicata all'amico Franco. Bellissima, bellissima. Amico Franco che ci ha sempre appoggiato. Senta, signor Giraldi, però il compleanno anche di 30 anni di lavoro dell'Amidei, no? Come? È anche il suo. Lo so, oggi gli ho fatto prima l'intervista. L'11 luglio. Una giornata che porta bene. No, senta, mi dica qualcosa sull'Amidei, un secondo su questo Longo. Parliamo di Longo. È una forza della natura, l'anima travolgente del premio Amidei. Ha detto già tutto, è vero. Longo, allora per concludere dici qualcosa, dai, no. Insieme. Auguri al trentennale. Auguri? Auguri al trentennale. Okay. Non posso parlare senza parlare con Leo Battelli. Esatto. È vero. Lui è, diciamo così, il Giove olimpico. Esatto, è vero. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a te, caro.